Ciao, eccomi qui per il quarto discorso del cazzo. Avevo accennato ieri che avrei parlato della protezione, lo farò. Inizio da quel punto lì e spero di infilare poi anche le altre cose che sono in agenda nel mio ruolino di marcia per questa bellissima rivoluzione della pace, la chiamo così perché questa è una rivoluzione che non si spegnerà come tutte le altre, perché in sé porta una presenza, un essere svegli sempre, non addormentarsi mai. Una volta raggiunto l'obiettivo, non addormentarti, perché è una storia d'amore ed è la pecca che io personalmente come maschio riconosco di fare purtroppo ancora, no? In un certo senso, anche se molto meno, ma quasi in automatico, che una volta che hai conquistato una persona che ti sta a cuore, che hai avuto la sua attenzione e puoi avere l'onore, no, di entrare nel suo intimo, una volta avvenuta questa cosa, qui il maschio si abbassa l'attenzione, no? Si abbassa l'attenzione. E lì cominciano i problemi, piano piano, inevitabile, inevitabile. Però nei confronti della Peppina, questa cosa qui, male che vada, ti comporta che non hai più la grazia delle emozioni che puoi vivere con lei, no? Ma l'emozione più importante che io devo vivere, che non posso assolutamente mancare, è quella con me stesso. È una forma di narcisismo, ma quel narcisismo ha compreso il suo significato. Anche lui, come il benedetto cazzo, è molto frainteso. Sei narcisista. Che narcisista. Quello non è narcisismo, per come si intende, almeno per come intendo io il significato di narcisismo. Quello è quell'ego stupido, no? Guardatemi io qui, là, su, giù, guardatemi, dottore, sono dottore, quello che ho guadagnato, cioè tutte queste cose qui, no? Quello non è narcisismo, quello è ego stupido. Il narcisismo è quella esperienza che ti affascina nel guardare il te stesso reale, che non può contenere dentro l'arroganza. Perché quando tu vedi veramente chi sei, non puoi non renderti conto che sei una cosa talmente minuscola, che non si può neanche misurare, no? Come grandezza. C'è l'infinito, che non è mai cominciato, poi ci sei tu, io più l'infinito. Dov'è lo spazio per me se l'infinito è ovunque? Qui, evidentemente, il fatto che io in questo momento esisto come individuo è un film. Cioè, è un film, io sono proiettato in un film per il divertimento di qualcuno che comincia a sospettare chi è e mi fa un gran piacere recitare per lui, mostrarmi per lui, fargli la danza dell'allegria che mi provoca. Il poter essere vivo in questo mondo e avere l'illusione di essere individuo per un attimo, no? Essere sul palcoscenico, a recitare una parte molto semplice che è quella di essere se stessi, che è costantemente disturbata dalle cazzate che abbiamo raccolto, no? Tutte le cazzate che abbiamo raccolto non è che pif paf spariscono, sono tutte legate con delle corde al nostro essere. E nel nostro cammino ariamo il campo con il peso delle nostre cazzate e la nostra libertà di poter camminare, correre liberamente per quello che è il nostro impulso, come da bambini, no? Io mi ricordo, poi anche adesso quando li noto, li guardo, io li guardo molto i bambini. Sono un pedofilo vero, amo i bambini come amo le donne, no? Ma le rispetto, non le tocco come facevo una volta con disattenzione, no?
ho imparato questa cosa qui. Comunque, dicevo, i bambini, no? Li guardi quando giocano, fanno qualcosa al mare specialmente, io mi spattacco, li guardo, no? Si spostano da punto A a punto B, da un gioco all'altro, e ci vanno correndo, hanno già la gioia dentro che e ricordo la mia gioia che io sentivo da bambino, che poi si è persa da ragazzo, però ho avuto la fortuna a 25 anni, in un momento di un'età dove sei il passaggio tra il ragazzo e l'uomo maturo, sei all'inizio della maturità sui 25 anni, dove cominci a guardarti intorno e dici ok, adesso sono adulto, no? Quello stato che da bambino dicevo uffa, perché da bambino ti arrivano dei no, tu vorresti ma no, per il tuo bene, e te dici ok, oppure fai capricci eccetera, però dici dentro di te, poi quando divento grande decido io della mia vita, io lo sentivo, oh babbo quando divento grande, vedrai babbo quando divento grande che comando io, che non faccio più quello che vuoi te, come cambia la musica. Poi sono diventato grande e la musica che ho potuto suonare era bella, era buona, non era della qualità della vita di mio padre, però non era come pensavi da bambino. Il potere di realizzare tutto quello che vuoi, che è nella tua fantasia, di immaginartelo, no? E giocarci. Da bambino lo facevi, poi io personalmente rimandavo nel futuro il farlo veramente. Il giocare era fare le prove, no? Si provava a fare queste cose qui. E adesso io sono qui a fare il quarto discorso del cazzo. Ah sì, avevo parlato dei poteri, della protezione. E la voglio tenere in mano questa volta, perché voglio cominciare a prenderci confidenza io, dopo che ho visto che i giudizi delle persone, eccetera, e via, allora dico adesso voglio tenere un po' in mano, io che non ho mai tempo, sempre fretta, no? Lo tengo in mano per leggerne la comunicazione, la forza, no? Perché io poi lo conosco, io non ho queste dimensioni. Come scrissi, avete presente un rossetto? Da lì andate a calare la metà. Però sono soddisfatto perché l'eros non è un fatto di dimensione o di erezione fisica, no? Perché tra l'altro sono anche impotente io fisicamente da tantissimi anni e non sono mai stato bene come in questo momento qui. Per cui donne, mettetevi il cuore in pace, io sono impotente sessualmente, no? Però la libertà di parlarne, no? Senza neanche la nostalgia o il rammarico che mi è mancato qualcosa, perché sono stato stra soddisfatto delle esperienze con voi donne, no? E in tutto il bello che io ho potuto prendere mi sono accorto comunque sempre di aver sempre lasciato lì il meglio, che comincio a cogliere adesso, no? Adesso che quel cazzo fisico si è messo a riposo e invece quel cazzo spirituale, no? Quel cazzo spirituale che non vedeva l'ora di ergersi, quella spinta dell'erezione che si completava, no? Lì, io mi ricordo, non so se è così anche per voi, molte volte, nonostante che dopo fosse bello e stai bene, è un bel momento, eccetera, così, non sempre, però ci sono delle volte che mi dicevo perché in questo momento non mi attira più, non mi tira più. Cioè, non la desidero più come prima, no? Perché il mio bisogno di stare in tiro continuava a esserci, no? Continuava a esserci. Non era più una voglia di sesso, quella era stata soddisfatta, no? L'acqua del sesso mi aveva dissetato per quell'urgenza che avevo. Eppure, soddisfatto quella cosa lì, quell'urgenza di stare nel piacere non si era placata. Allora il punto è, se noi abbiamo una sete tipo per l'acqua fisica, se la natura ci ha messo una sete fisica che ci dà un segnale, ci costringe a muoverci finché non l'abbiamo trovata, se ha messo quella sete è perché sa che c'è l'acqua che tu devi trovare. Non ti ha fatto uno scherzo. Adesso gli faccio uno stimolo della sete, poi l'acqua non la troverà mai perché non gliela metto nel pianeta. Se avesse fatto una cosa del genere, ok, ma siccome ti accorgi che no, ha messo tutto quello che ti serve affinché tu possa stare bene, la sete
no? La sete ti spinge a trovarla. E questa è anche la sete d'amore, hai sete di sesso, quelle cose lì, di abbracciare, di fare eccetera, tu troverai quell'esperienza, ma una volta consumata quella sete continua ancora a essere con te, no? Qual è quella sostanza che è in grado di dartelo quel tiro lì? E mi è stato detto, è dentro di te, e io non ci potevo credere come dentro di me, dai. Filosofia, belle parole, no, è dentro di te. E allora, dopo che gli hanno fatto vedere, no, però sono stato sgarbato io con quelli che già avevano ricevuto la conoscenza e facevano i loro primi passi, no? Come io ho cominciato a fare da lì a poco e sto cominciando a fare i primi passi. Ogni giorno faccio il primo passo, ogni giorno faccio il primo passo. È una scuola meravigliosa, semplice. Primo giorno di scuola fai le aste, fai le aste. Primo giorno di scuola fai le aste, fai tante aste, come sto mettendo io sull'architrave, no? E la lezione finisce lì. Sei contento? Capito molto? Il giorno dopo la lezione è sempre quella e cresce, comprendi qualcosa di più. Un grandissimo maestro, il più grande maestro che sia mai apparso sulla faccia della terra, no? E non è un maestro del passato, ma è un maestro del presente. Non mi ricordo cosa volevo dire. Sicuramente non era una cazzata, però ci sono questi scherzi che il mio boss fa, no? E mi entra dentro quella manina, così insomma, vabbè, però mi ricordo che volevo parlare della protezione. E non so se... perché c'è una protezione, quando tu decidi di stare in quell'esperienza, c'è una protezione a tantissimi livelli. Io non so se faccio bene a raccontarle queste cose, per cui siccome non sono sicuro, non le racconto. Però vi posso assicurare che ci sono state finora nella mia vita alle spalle tante di quelle manifestazioni che... apparentemente puoi chiamare, non dico miracoli, alcuni sì, alcuni chiamiamo proprio miracoli, e altri coincidenze strane, che però succedono sempre in momenti particolari che ti tolgono le castagne dal fuoco. No, io questa la voglio raccontare, però non adesso, dai, la racconto il prossimo. Perché è troppo forte. Mi sono ritrovato a fare botte con due marocchini alle 5 di mattina in un bar di fronte alla stazione, no? Questo è il racconto che voglio fare, ma lo farò domani. Adesso mi voglio focalizzare sulla festa della donna, perché c'ho un strip man, no? Un strip man speciale da mostrare. Lo strip man più bello che io abbia mai visto, un fisico che sembra la Davida. Che si muove sulla scena in un modo talmente anti-erotico, talmente fuori dai coppi, che proprio con l'erotico non ha niente a che fare. Piccolo esempio per dire quanto era anti-erotico. Aveva preso un cazzo, per farmi vedere come si muoveva, aveva preso un cazzo e si era messo sotto il braccio, come una baguette, no? Farò vedere questo spogliarello qui, no? Per mostrare alle donne come siamo ridotti noi maschi. Abbiamo un gran bisogno di Eros, ma non abbiamo la libertà di potercelo vivere, no? Parlo villaggio prima, no? E lui è l'esempio, no? Lo farò vedere, lo oscurerò nella faccia, la voce, perché non voglio ridicolizzare la persona, perché ho rispetto della sua sete. Perché è venuto qui stamattina e gli ho detto, io voglio mostrarti per fare vedere proprio che tu sei l'incapacità di amare che ha il maschio. Tu lo rappresenti, anche se ti presenti ambiguo, eccetera, tu sei l'essere umano che è incapace di amare qualsiasi sesso professi. Non siamo liberi di goderci il nostro amore perché non lo conosciamo. È arrivato il momento di conoscerlo. Perché dalla prima lezione che fai l'asta, lo conosci subito, è come prendere la scossa. Quando lo tocchi un filino la scossa, tu la senti subito. Non hai bisogno di toccare 400 watt prima di sentirla, no? E Dio è la stessa cosa. Basta che ne senti un pochettino,
sei completamente in comunicazione con lui. Ma lo eri anche prima. Chi era sconnesso eri tu. Eri nei tuoi cipollini, no? Per cui io vado avanti così e adesso vado a mettere il cazzo, lascio in alto, al posto degli altri, a comunicare un'allegria, allegria, la pace è con noi. È sempre stata con noi e adesso ha deciso di venire fuori alla grande e non la fermerà nessuno. Nessuno la ferma, è inevitabile, la pace è inevitabile, è inevitabile. Beato me che l'ho vista per primo e ho cominciato a mangiarmi questa bella torta già da quando ero giovane. Ma però di l'età non conta, di fronte a Dio, il boss dice, siamo tutti dei bebè, tutti dei bebè. Ed è la situazione più bella da poter... Un bebè può solo lasciarsi andare perché c'è qualcosa che si prende completamente cura di lui. Cosa vuoi di più della vita? Ok, vi bacerei, ma per la festa della donna vi do dei baci.